Oggi è il 25 di ottobre 2012. Ed entrare così addentro nella vita di un uomo mi persuasi a poco, vedendo crescere questo in casa mia, che mi conduce per mille vie diverse ad altri infiniti pensieri ed immaginazioni remotissime da te. Vabbè, pazienza, dai. Meglio oggi che il giorno dello spettacolo. Domenica nevica. Hai sentito? No, è vero. Dappertutto tranne che a Vercelli. Ma sì, non a Vercelli. Le previsioni parlano di neve. Hai deciso di cambiarla? Se adesso la sposteremo. Tutto. Perché mai? Io non ho mai picchiato. Né alcun altro in questa casa. Storpiate da una carrozza o sfinite dal digiuno o dalla vecchiaia, non c'è stato il padre remoto di questo mio piccolo amico. Da ogni cosa che mi possa fermare la mente sulla realtà della vita. E mi affanna il bisogno di rifugiarmi con la fantasia fuori dell'umanità che mi impaura. È una vergogna, caro Dick. Vedi che vile pitocco è l'uomo qualche volta. Oh, sta seduto avanti al fuoco con le gambe anteriori raggiunte. Il petto bianco sporgente e il capo rialzato, come un neocavaliere vanitoso, davanti alla macchina fotografica. E sta un po' quieto ora, Dick. Devi mettere le puntine o lo scotch? Lo scotch con le puntine non funzionava. Bravissimo. Ignorando la sventura e la morte. La morte! La morte! Ecco un pensiero! Che non m'era mai venuto riguardo a te. In questa casa dove tu facesti rispuntare il sorriso. Per addolcire i tuoi ultimi giorni. Mio caro, mio buon Dick, tu potrai perdere la vista, i denti, la voce. Perché hai inteso una lontana voce fraterna e si dibatte per sfuggirmi. E poveretto, ha ragione, si secca, ma è il suo destino. Quando ti resterà soltanto il padrone giovane? Il padrone vecchio, che ti ha voluto tanto bene. Vabbè, adesso... Riproviamo? Sì, da fare tutto questo. Ah, volevo vedere solamente se era sufficientemente lungo o serve un po' di più. Ok, allora qui quando voi siete... Sono 40 secondi, se volete di più lo allunghiamo. No, vado un po' più veloce. No, vabbè, perché poi dura, ci sono ancora 30 secondi che chiude tutto e dice ciao. Secondo me è perfetto.